Ciao. Maurizio, finalmente hai battuto sia Reja che l'Atalanta. Bel colpo per te oggi, al di là del risultato della classifica. Ci avevo giocato spesso in Reina. Non ce l'ho questo dato. Io mi ricordo solo un Napoli-Arezzo che c'era il mister e l'anno scorso era qui, però furono due pareggi, sì. Però il pareggio con l'Arezzo a Napoli non era male. Però l'importante è oggi è una partita difficile, lo sapevamo, avevamo di fronte una buona squadra che ha fatto anche una buona partita. E quando abbiamo visto le condizioni del terreno di gioco abbiamo capito che era ancora più difficile, perché un terreno in queste condizioni è palese che penalizza più una squadra di palleggio come si può essere noi, come la Fiorentina, di una squadra che palleggia meno come l'Atalanta. Siamo stati bravi perché poi anche gli episodi della partita ci potevano mettere in difficoltà, perché dopo il vantaggio abbiamo preso il pareggio dopo 3-4 minuti e quindi poteva essere un qualcosa che ci creava delle difficoltà, invece siamo tornati in vantaggio e su 2-1 abbiamo preso subito l'espulsione, che era un'altra cosa, ci poteva mettere in grande difficoltà. La squadra ha giocato con carattere, con voglia, con fame e anche in inferiorità numerica, dopo qualche minuto di sofferenza siamo cominciati a ripartire bene e nel finale si poteva chiudere anche più ampiamente. Pur riconoscendo, l'Atalanta ha fatto secondo me un'ottima partita, è una squadra importante e questo campo sarà un campo difficile per tutti. Buonasera mister, una vittoria importante, a me piace sottolineare ogni vittoria del Napoli con lo slogan cazzimma e concentrazione, perché penso siano elementi imprescindibili per andare avanti. Questo Napoli riuscirà a tenerli fermi fino alla fine e soprattutto poi adesso abbiamo anche ricominciato a segnare dai calci d'angolo, da palle ferme, quindi è importante anche questo. Io se lo terrà fino alla fine non lo so. So che questa squadra delle ultime 21 partite ne ha vinte 17. Quindi è una squadra che comincia a avere numeri importantissimi, è una squadra che comincia a dimostrare di avere continuità, perché poi anche le altre partite, tre le abbiamo pareggiate facendo la partita, e quindi è una squadra che negli ultimi 3 mesi ti puoi rimproverare solo l'approccio della partita di Bologna. Questo può succedere, è chiaro che a livello di mentalità non dovrebbe mai succedere, però sai meglio di me che la stanchezza mentale è una stanchezza a volte inconscia, quindi può succedere. Cercheremo di fare di tutto perché non succeda, però visto gli impegni così ravvicinati abbiamo continuamente, il pericolo rimane. Mister. Ciao. Ciao. Lei non ama parlare dei singoli, poi come tutti gli allenatori, però secondo me oggi una parola speciale, al di là delle prodezze di Higuaín, va spesa per Reina. Questo calciatore che è proprio l'anima di questa squadra, che dimostra in tutti i modi, sia in campo poi che nelle comunicazioni che fa all'esterno, la voglia del gruppo di essere unito e di vincere. Un giudizio, ancora una volta. Il portiere è sotto gli occhi di tutti e quindi è inutile parlare delle grandi qualità tecniche e fisiche che ha questo ragazzo. L'uomo è di spessore elevatissimo, perché è un uomo di una grandissima personalità e questa personalità la sfrutta sempre in positivo e quindi per forza di cose diventa il punto di riferimento e collante di tutto lo spogliatoio, e se alza la voce Reina è come se l'alzassi io, e stanno zitti e ascoltano, e quindi quando questo tipo di personalità ce l'ha un positivo invece un negativo è tutto più facile. Grande portiere, grande ragazzo, grande persona. Grazie. Buonasera mister. Buonasera. Questa pausa arriva al momento opportuno? Dal punto di vista fisico penso di no, perché noi in questo momento stiamo abbastanza bene. Se abbiamo avuto una leggera flessione, ma non tanto di quantità, la nostra quantità di corsa espressa nelle partite sta quasi sempre dello stesso livello. Abbiamo avuto un periodo di minore brillantezza, ma risale a 15-20 giorni fa. Quindi in questo momento dal punto di vista fisico non ce ne sarebbe bisogno. È chiaro che questa squadra in 4 mesi ha fatto 24 partite,
e quindi c'è un po' da tirare il fiato, anche se io sono in completo disaccordo con quello che stavo concesso all'associazione calciatori, perché non c'è professionista in nessuno sport di altissimo livello che si può permettere di star fermo 7 giorni. Nostra domanda: alla ripresa prevede degli esercizi particolari sui calci di rigore? No, è un compito a casa. Due domande, buonasera. La prima: che voto si dà per quest'anno a Sarri? A Sarri che voto gli dà? Ma sai, io c'avevo un amico che diceva quando mi critico rimango perplesso, se mi paragono mi esalto, nel senso se io sono critico sempre nei confronti di tutti, perché sono critico anche nei confronti di me stesso. Penso un voto sufficiente per un motivo semplice, perché io sono arrivato da una provinciale e ho preso giocatori affermati e ho cercato di cambiare il modo di pensare, il modo di giocare, il modo di allenarsi. Era facilissimo rimbalzare, ho avuto la fortuna di trovare ragazzi disponibili, però molto probabilmente anch'io sono stato credibile e quindi mi do la sufficienza per quello. La letterina Babbo Natale invece che ci scrive? I tre desideri, parlo anche del mercato. La lettera io l'ho fatto spedire per il 1° dicembre, poi non lo so. Secondo me non arriva più, è tardi ormai. La lettera Babbo Natale si manda. Esiste, però si manda verso il 10. Non lo so, sembra che Natale sia una festa che è stata sponsorizzata da grandi magazzini inglesi all'inizio dell'Ottocento. Quindi io non la festeggio, non ho nulla a che vedere con grandi magazzini inglesi. Non è vero che non la festeggio, questa è una battuta a non portare al limite. Cioè, no, non gli chiedo niente. Io penso di essere stato sfortunato così nella vita e penso di essere stato fortunato così quest'anno. No. Sarebbe da sfacciati chiedere ancora qualcosa, dai. Senti mister, cosa significa aver vinto in maniera diversa da quasi, eccomi qua, aver vinto in maniera diversa da quasi tutte le altre vittorie, dove c'era proprio un'altra espressione di gioco, un altro tipo di partita, sono venute fuori delle partite molto simili nelle vittorie del Napoli finora. Questa è una vittoria diversa, quindi è una cosa che si aggiunge e che può essere molto utile, perché nel calcio non sempre le partite ti vengono proprio perfette, quindi quelle non perfette. Secondo me abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, invece non perfetto, straordinario. Primo tempo di difficoltà, perché loro erano chiusi, ci ripartivano ogni volta e perdevamo palla, e giocare su un terreno così, perdere palla è la cosa più facile del mondo, quindi è una partita estremamente complicata. Secondo tempo abbiamo fatto una partita di qualità con cuore, e questo lo ritengo il motivo per cui è stata una partita straordinaria, perché di solito le squadre di grande qualità non hanno grande cuore e viceversa. E oggi noi nel secondo tempo, per un lungo tratto del secondo tempo, abbiamo abbinato questi due componenti, quindi io sono molto soddisfatto del secondo tempo che abbiamo fatto. Ecco, diversa per esempio, tanto per dire, perché ho usato la parola diversa, perché i primi due gol sono venuti calcio d'angolo, non era mai successo, si era bevuto attraverso le azioni, quindi qualche cosa di diverso c'era. Sì, abbiamo sfruttato due situazioni e... Qui si rientra un po' nel discorso che stavamo facendo prima. Io ho preso una squadra abbastanza talentuosa e ho cercato di far passare il concetto che le palle ferme sono un qualcosa di necessario, ma anche perché io venivo da questo tipo di necessità, avendo allenato squadre che non erano di vertice. È chiaro che bisogna aggrapparsi a tutto per accogliere qualche punto, e loro all'inizio hanno fatto fatica perché non avevano questo tipo di cultura, però poi si sono messi a disposizione. Io sia ieri sia stamani nel preparare la partita gliel'avevo anche detto che per un lungo periodo l'abbiamo fatta male, però negli ultimi 15 giorni avevo sensazioni diverse, che forse eravamo vicini a raccogliere qualcosa. Fino a questo momento l'avevamo fatto solamente in Europa League, e oggi vengono fuori anche in campionato. Mi fa piacere perché ci darà nuovi spunti e nuovo modo di lavorare con più convinzione anche su questi particolari. Ultima domanda.
No, scusa, tocca a me adesso. Una domanda per l'Atalanta, me la concedete, sono in casa tra l'altro. Ho detto ultima domanda, la sua è l'ultima. Ah no, ho capito, credevo che venisse da dietro io. Scusa. No, credevo che... La sua è l'ultima domanda, prego. Chiedo scusa. Ma ci mancherebbe. Cosa ti è piaciuto in particolare oggi dell'Atalanta, Maurizio? Ma è una squadra che a me piace. È una squadra che piace perché ha i giocatori offensivi e sono estremamente pericolosi, perché se non scivoli velocemente a contrastarli sulle ricezioni, se hanno modo di fare due o tre appoggi, poi diventano giocatori problematici. E a centrocampo unisce qualità e quantità, perché l'Atalanta ha anche giocatori di buona qualità. E dietro mi sembra abbiano fatto dei passi in avanti a livello di organizzazione rispetto a quello che avevo visto l'anno scorso. E poi quando l'Atalanta gioca in questo stadio è sempre roba non semplice. Il Napoli lo sa, perché il Napoli ha fatto sempre fatica su questo stadio. E quest'anno c'era, oltre a questo timore, c'era anche il timore che la Sampdoria fosse più forte rispetto agli anni scorsi. Quindi era una partita che l'Atalanta è più forte, era una partita che non ho avuto neanche fortemente bisogno di motivargli i giocatori, perché erano molto consapevoli da soli e questa sarebbe stata una partita difficilissima. Già sentito parlare nello spogliatoio anche durante la settimana di ragazzi che abbiamo giocato qui negli anni scorsi e che dicevano, sapete, sarà una battaglia, sarà difficile, sarà dura, e quindi non ho avuto bisogno neanche dal punto di vista motivazionale di fare grandi cose. Però l'Atalanta quest'anno mi sembra una squadra importante. La sensazione è che non lotterà assolutamente per la bassa classifica, perché mi sembra abbia già un punteggio per cui è ampiamente già in acqua abbastanza sicure. Con un pizzico di fortuna potrebbe ritrovarsi a lottare per qualcosa di importante. Mi dispiacerebbe se si ritrova a metà classifica molto, molto presto, perché è una condizione poi difficile da gestire per mesi, perché le motivazioni vanno a sparire. Bene, grazie signori, buona serata.